sentitissimo buongiorno e un grandissimo bella raga a tutti. Buongiorno, buongiorno. Oggi provo a tenere la finestra aperta, vediamo un po' come va. Dovremmo raggiungere un massimo di, non so quanti gradi, quindi per adesso si sta bene. Radan, buongiorno, grazie per gli 8 mesi, grazie a Charles per i 27. Ricordatevi di rinnovare, rinnovare, rinnovare. Buongiorno a tutti, stamattina ci spariamo nel culo del risotto. E quindi adesso vado di là. Semplicemente mi metto la chat nel telefonino. Guarda che adesso mi dice nuova versione dell'app. Incredibilmente non me lo ha detto. Molto bene, e Ploffete Box, grazie per i 13 mesi. Gestore streaming, eccolo qua. Bon, grazie Gabriel per aver pinnato il messaggio minatorio. E dritto dritto, nel culo tutto. Tavolo! Guardate qua, mi serve. Tanto dell'acqua che qua non ho. Eccola qua. Devo trovare una soluzione per lo sfondo. Cioè, allora, mi piace, perché comunque mangeremo assieme spesso nel prossimo periodo, da settembre poi tutti i giorni. Mi serve uno sfondo oppure un'inquadratura diversa, quindi stavo pensando o di mettere la telecamera che mi punta verso di qua, cioè quindi mangiare al tavolo avendovi di fronte, che forse è la cosa migliore, quindi spostare il tavolo qui indietro, sedermi lì e avere la telecamera frontale, potrebbe essere una soluzione, però mi serve uno sfondo, qualcosa, cioè fa cagare il muro bianco. Cioè sembro in prigione in questo momento. È vero che forse è meglio con l'inquadratura dall'altra parte? È che non ho il cavo abbastanza lungo, devo comprare un altro cavo. Vabbè, vedremo. Non è male, vero? Perché poi dopo qua verranno fatte le gatto review. Quindi volevo mettere un muro di legno che va bene per le gatto review, ma va bene anche per mangiare assieme. Vabbè, comunque. Allora, oggi riso. Viene più comodo anche a te se non ogni volta girarti verso la camera. Sì, certo, vabbè che tanto lo faccio per qualche minuto mangiando. Il problema qual è? Gli spazi. Facendo così sono un po' più comodo, però lo sfondo qua dietro fa cagare perché c'è il disastro, però c'è il disastro adesso perché devo andare in discarica in realtà. Devo vedere, a parte perché devo anche cambiare sedia, che queste sono una merda, voi non avete idea del mal di schiena che ho per colpa di queste sedie del cazzo, solo che mi viene difficile spostare, vediamo, aspettate che faccio col misurino, mi viene difficile, ok, uno intero. Mi viene difficile spostare la sedia dell'ufficio perché ci sono 1000 cavi, quindi mi servirebbe una mini poltroncina del cacchio qua per mangiare, al posto di sta sedia che è veramente una rottura di culo, letteralmente. Stai pagando per i tuoi crimini in Gattabuia, mamma mia. Classiche sedie che è a Basic, sì, lo è. Allora, mettiamo l'acqua. Sti tappini di merda che non si tolgono, porca miseria, sono diventati obbligatori in Europa adesso. Ma qual è il punto? Che non si disperde nell'ambiente il tappino? Ma davvero è questo il problema di tanti che ne abbiamo per la plastica? Bisognerebbe smettere di fare la plastica, altro che, vabbè. Poi, delle verdure finemente tagliate dalla mia signora, che ringrazio con garbo e amore, guardate qui, dovrebbero vedersi. Perfetto.
Poi la salsa di soia, che poi in realtà non è tantissima, che ho utilizzato per marinare le uova, che adesso vi faccio vedere, però ci metto anche un pizzico di sale perché la soia era pochina. Perché non passi il depuratore d'acqua? Devo capire se l'acqua qua in ufficio è buona, devo ancora farci il test. Però sì, l'idea è farlo, perché a casa non le uso le bottiglie d'acqua, eh. A casa bevo direttamente dal rubinetto. Bon. E vi faccio vedere anche le uova, che adesso si devono scaldare un attimo perché sono fredde da frigo e mi fanno cagare, così, eccole qua. Purtroppo si sono marinate solo da un lato perché l'Ale non voleva farmi usare troppa soia. E quindi, eccole qui. Con la caraffa microfiltrante ho svoltato. Sì, però è una grandissima rottura di cazzo in ufficio, Gabriel. Cioè, è vero, però ogni volta devo alzarmi, riempirla, con l'ansia che mi viene del tempo che perdo in live, quella roba lì ci ho pensato, ma ho paura che diventi deleteria e smetta di farlo subito. Quindi devo trovare una soluzione un po' più pratica. Molto volentieri, Kud, molto volentieri. Allora, tacchete. Ma clay pot rice, com'è che viene? Cioè, che cos'è il clay pot rice, secondo voi? Che dura 1 ora e 10. Cioè, viene interessante? Clay pot rice. Ah, viene... viene in maniera un po' diversa, cioè ci bisognerebbe metterci altri tipi di ingredienti. No, vabbè, rimaniamo su... oppure ci proviamo, cosa facciamo? Facciamo la mattanza? Ci buttiamo in questa cazzata? Cosa cambierebbe dal solito? Ah, mezz'ora di cottura in più. Però non so in che modo cambi. O al massimo fa cagare, dai. Tanto me lo mangio uguale. Via! Torno di là! Ah, mangeremo merda a pranzo, sono contento. L'altra volta è venuto buono. Io non rischierei che poi diventa colla. Non importa, Alessandra! Comunque, ho scaricato... come si chiama qua? Non mi viene il nome. Zenless Zone Zero. Perché oggi è il deione. E... farò. Lo proverò non so quando, credo domani mattina, se oggi finiamo il DLC. Perché stasera, player non coi sub, lo devo scrivere anche nel titolo della live. Aspetta. Stasera pubg coi sub. Così magari la gente si ricorda di scaricarlo, ne dubito, però va bene. Anche io bevo da rubinetto, ma riempio dalle bottiglie di vetro che metto in frigo. Così è fresca. Uguale, uguale. La rottura di cazzo della caraffa è che occupa spazio e ho il frigo molto piccolo rispetto a una bottiglia. Però, vabbè, ci ragionerò un po' con calma. Ho altre priorità attualmente. Ho visto anche una mini lavastoviglie, però 300 euro costava. Perché stavo cercando di... non buttare via troppe cose. Mi serve, non lo so. Era bassissimo il volume della musica. Vabbè. Sto cercando di trovare un equilibrio tra roba usa e getta, roba lavabile, però fare un cambio. È che attualmente ho solamente un paio di forchette e cucchiaini di metallo che mi porto qui da viaggio. Me ne dovrei prendere un altro paio così posso switchare. Return, ringrazio per questo 5 anni in compagnia mentre lavoro, grazie mille. Allora. Allora.
Di qua. Ho sentito Karim oggi, mi ha detto che praticamente ha fatto fatica a trovare tutte le aree del DL Cazzi qua. Incredibile, ma io ho già caldo. Vai, chiudo, va. Sta roba è veramente assurda. Ma quanto ci vuole ad avviarsi, De? Ah, ma sta facendo un aggiornamento? Ah, come un aggiornamento? Sta pacciando. 15 mega. Però ci mette una vita ad applicarlo. Cosa hanno fatto? Sapete qualcosa? Il treno, rinnovate per il treno, grazie Alessandro, per i 20 mesi, buongiorno, sono 20 minuti in più che avrei voluto dormire stamattina, guarda, sfondi una porta apertissima, io stamattina mi sono svegliato, sono stato in stato catatonico tutto il tempo, non sono mai arrivato così tardi in ufficio, sono arrivato mezz'ora prima di far partire la live, tipo, e ho dovuto sistemare tutto, fare... Grazie a Sieba per i 16 mesi, a Oti per i 37, ad Alejandra, un sacco di dita nelle mani, 83 come il mio culo. Sono in piedi alle 7 perché sono andato a farmi ciucciare il sangue per il controllo della gym di agosto. Vabbè, io sono sempre sveglio dalle 7, cool. Perché a che ora ti alzi te, scusami, sei un imprenditore, non ti alzi alle 4? Non c'è patch note su Steam, boh, magari sono minor big fucks. Adesso vedi che esplode. Pling, plon. Solitamente alle 8. Tanto la bimba si deve svegliare a quell'ora. Ah mamma, così tardi? Io anche da piccolino mi svegliavo alle 7. Dove siamo qua? Ah sì, allora abbiamo visto tutto, abbiamo ammazzato tutto, abbiamo preso a calci nel culo chiunque e quindi siamo arrivati qua. Boom. Adesso ci manca l'ultima zona che è qua, questa zona alta. Qui abbiamo fatto. Ci manca quindi questo corridoio, qui una situazione gigantesca, non guardate le grazie che le ho viste giusto per rushando, quindi non contano. Ci manca da vedere tutta sta robetta qua, qui, tutto qui. E credo che qui ci sia il boss finale. Qui. Quindi andiamo, ammazziamo. Tra l'altro ieri ho sbirciato un po' Sara Curolili che... Aspetta che qua si poteva chiamare il cavallo, sì. Che ha sconfitto il nemico, quello nella melma, che abbiamo sconfitto noi ieri mattina. Minchia, c'è una differenza abissale di danno da quello che faccio io e quello che faceva lei. Poi adesso io non so che build avesse. Lei usava una spada che si divideva in due spade. Cioè proprio una scimitarra doppia. Porca troia, se non faceva niente di danno. Ecco qua. Quindi sempre più soddisfatto della mia lentezza, ma con botte da panico. Massimo sforzo proprio. Eccoci qua. Allora, accendiamoci la luce. Muro invisibile 100%. Ieri ho fatto il cavallo putrescente e poi non mi ricordo mica. C'è un serpente, dove lo vedi il serpente? Permesso. Fai attenzione al serpente. Ah. Testa di cazzo, va.
sicuro avrà farmato. Eh no, faceva molto meno danno di me. Aspetta che mi sono dimenticato l'acqua. Poi per carità, ognuno ha il suo modo di giocare e non l'ho vista fare delle zone, quindi non so che cosa faceva. Le build one hit si basano sul numero di colpi che riesce ad applicare. Ah, perché lei, giusto, è vero che lei si infondeva l'arma. Cosa è successo adesso? Cosa si è rotto qua? Scusate. Lei si infondeva l'arma effettivamente. No, io non mi fido di quelle cose lì. Io non mi fido delle statistiche. Nel senso che, come in Pokémon, io non utilizzo mai schermo luce e tutte quelle cose lì. Io ammazzo tutto. Vado massima potenza. Ah, si sale qui. Ho detto si scende. Sono più applicazioni di status. Sì, certo. Che poi in realtà ci sono delle robe fighissime, perché ci sono delle armi che, quando gli attivi lo status, ti fanno fare più danno a te. Ma io vado a testate proprio. Colpo coda lo lasciavo agli altri. A cazzo duro, esattamente. Poi è ovviamente un modo. In Pokémon oggi credo che se dovessi giocare in questa maniera qua contro dei pro player mi asfalterebbero. Però in Elden Ring asfalto io. Non mi fido della scienza, io picchio. No, allora non è così. Mi fido della scienza, ne capisco la logica, ma non ho tempo da perdere aspettando che si attivi la scienza. Io vado e picchio, poi vediamo. La scienza la lascio agli altri. Io non sono intelligente. Qua ero arrivato e ho trovato un buco nel muro subito, se non erro. Ecco qua, non lo trovo più. Lo sapevo che rushare quella roba lì per cercare la mappa sarebbe stato un errore. Avevo trovato un buco nel muro qui da qualche parte e non lo troverò più. Vaffanculo, dai. Allora, per chi si fosse perso gli episodi precedenti, questa zona me la sono rushata perché stavo cercando la mappa. Morale, la mappa era qua. Qui da ste parti, adesso non ricordo dove. Il problema è che no, io sono arrivato qua nella zona e ho cercato di arrivare là facendo tutto il giro. In realtà per arrivare lì c'era un giro totalmente assurdo che arrivava da qui. E quindi io ho rushato questa zona qua, correndo proprio con torrente, cercando di non guardare nulla, ma di fatto ho visto un bel po' di roba. E mi sono trovato un botto di grazie. Non avrei voluto, ma purtroppo è andata così. Leggerezza mia, però anche un po' stronzi loro a mettere la mappa lì sotto. Tutti che abbiamo fatto la stessa cosa. Ma è brutto. Vabbè. È che avevo visto tante robe fighe che adesso mo vale ripescare. Proprio i Pokémon giocano 6 Pokémon, 5 che applicano status e condizioni e uno che mena. Capisci? Non sono abbastanza intelligente io per quella roba lì. Io userei il fuoco contro l'erba, pensa. Perché poi lasciando vedi e ti toglie il piacere dell'esplorazione, ma soprattutto vedi una roba e dici: ah, figata, poi torno. Come in questo caso non la trovo più. Quindi, boh. Allora, di qua si scende. Beh, c'è un oggetto, bene. Un calcolo di spirito. E ogni tanto vengono. Come mai è tutto bruciato là? Questo focherello? Boh.
Colpa di Messner? Ma che ne so. Allora, di qui è da dove siamo arrivati, giusto? Sì. Dove cazzo l'ho trovata quella roba lì? Aspetta, però di qua c'è una via. E l'ascensore dove porta? Ah, qua dove siamo partiti, perfetto. Fammi dare un'occhiatina di qui. È che adesso mi viene fretta, come se dovessi sbrigarmi a fare qualcosa, ma non è vero. Abbiamo 5 ore, abbiamo. Che bello. Sapete che mi sta piacendo molto fare queste live da 5 ore? Più che altro mi permette di andare avanti di più nei giochi. Poi dipende da gioco a gioco, per l'amor di Dio. Cos'è quella roba lì? Però ho più tempo, riesco a dilatare meglio le cose. Sì, sto facendo anche le live serali attualmente, perché volevo boostare un po' il finale di Elden Ring. Quindi non ho ancora fatto il cambio. Ma soprattutto ancora io non so quanti si subberanno durante le ore in più la mattina e quanti smetteranno di subare durante le ore serali. Quindi è tutta in ansia la cosa. Poi negli ultimi giorni voi non avete idea di che ansia mi è venuta su, ma non ne voglio parlare. Ecco. Una nuova serie mattutina dopo Elden. Deve uscire della robetta. Però mi sa a luglio. Che volevo fare? Non mi ricordo. Ah, ok, di qua si scende. Allora, io provo a scendere di qua. Poi ricordiamoci che ci manca qui c'era un ascensore con mille, e qui un passaggio con mille cazzi. E che sono qua, diamo un'occhiata qua. A luglio, fra 10 giorni. Ciao Ricky, facci sapere, Dai che se finisci una fetta di ansia va via. Se finisco cosa? Elden Ring? No, ma non deriva da quello. Anzi, Elden Ring fa anche dei numeri. Quindi è buono. Benissimo, è andata bene. Pietra del vincolo. Ma è uno spermatozoo. Genera un'esplosione spirituale consumando lo spettro di una spettro pietra. Non ho capito. Grande pietra nido in cui è castonata una gemma bianca immacolata, ritenuta una forma purissima del cristallo. Ok. Strumento rituale per controllare le esplosioni spirituali. Utilizzabile per causare un'esplosione spirituale, consumando lo spettro che risiede nella sottopietra. I legami degli spiriti non erano destinati a durare. Cosa mi sfugge? Dovevo usare una delle pietre che diceva. Wazon, la mia salva ce l'avrai sempre, qualsiasi orario, grazie mille. Ciao! Ok, qua c'eravamo già arrivati, facendo un altro giro però. E mo, io ammazzo tutti. Ammazzo tutti per il semplice fatto che è una zona gigantesca, super labirintica, e se non ammazzo tutti, non so da dove sono stato. Quindi preparatevi, sedetevi. Ma chi è? Mo, non è mica morto! Ma è un altro! Che twist! Dicevo, sedetevi, comodi, perché qua sarà lunga. Ma da dove sono arrivato? Erano tre, io ne ho ucciso uno. Ma buono. Fai attenzione su. Ah, sì, erano appesi. So che la telecamera mi impedisce di guardare su, e quindi... Vabbè. Ora che fai 5 ore lunghe la mattina, non ti fa già un'idea di quanto andrebbe il nuovo orario? No, perché il The Ring comunque fa spettatori. Ma soprattutto, al di là degli spettatori, servono gli abbonati. Perché senza gli abbonati non si va da nessuna parte. Quindi abbonatevi! Nessuna pubblicità. Video dei sub che riregistro oggi. Live dei sub. Giochiamo assieme a PlayerUnknown stasera, voglio dire. Muori.
Com'è, lo devi riregistrare? L'ho buttato via. Allora, martedì ho registrato il video dei sub. Era un gioco in VR, tra l'altro molto particolare, che adesso vi racconto anche a questo punto, perché tanto non lo vedrete mai. Purtroppo, da coglione che sono, ho messo la stabilizzazione. Credo che il problema sia stato quello. Ho messo la stabilizzazione di OBS, di modo che non vi venisse da vomitare mentre guardavate il video. A parte il fatto che non ha funzionato neanche granché la stabilizzazione, devo essere sincero, perché comunque si muoveva e andava meglio farla in posto a quel punto. Io ho registrato e il gioco girava tranquillamente, devo dirvi. Però nella registrazione la mia voce e l'audio del gioco ogni tanto si accartocciavano. Non era un problema per la mia voce, perché me l'ero comunque registrata a parte con il microfonino. Grazie a Darklight per i 29 mesi. Quindi non era un problema. Purtroppo però, e mi sono reso conto solo in fase di montaggio, la registrazione audio del gioco proprio non solo si accartocciava, ma era come se anticipasse le parti. Era come se nella parte accartocciata si accartocciasse letteralmente, quindi si accorciasse e anticipava cose che succedevano uno o due minuti dopo. Capito? E quindi veniva tutta una merda. Questo, unito al fatto che per qualche motivo il gioco aveva dei momenti manga, perché la trama del il gioco come era strutturato in una maniera un po' strana. Era una visual novel. Una visual novel in VR. Quindi c'erano delle scene in prima persona in VR con pochissime interazioni in realtà. Poi stacco, mini caricamento, immagini statiche, anime, disegni, con trama, e poi dopo si ritornava alla scena del gioco con prima persona, 3D e dialoghi. Il problema è che le parti manga non sono state viste nella registrazione, non c'erano, c'era nero. E i sottotitoli uguale. È stato molto strano. Molto strano, perché io li vedevo tranquillamente in VR, ma su PC non si vedevano. Quindi ho detto, vabbè, butto via tutto, perché uno o due problemi magari ci passiamo sopra. Alla fine non rimaneva un cazzo, ho detto, vabbè, lasciamo perdere. È stato un peccato. Allora, sì, ciao. Che cazzo l'apro a fare la cosa, la mappa? Allora, di lì è, di qui... Vediamo di qui sembra in più. Facciamo così, mettiamoci delle pietre dove stiamo entrando. Facciamo gli esploratori della minchia, vai. I giocatori seri, per una volta, e che sennò qua non ne usciamo. Ho abbastanza pietre del cazzo. Quali sono? Queste qua, eh? Pietra arcobaleno? Dai, boom. Cioè, guardate che cosa sto facendo dopo... Ecco qua, 60.000 souls, mai fatto in vita mia. Da giocatore, sì, vedevo tutto, da giocatore vedevo tutto. Comunque è un peccato, perché allora questo gioco era una merda, per l'amor di Dio. L'ho pagato 17 euro ed è durato un'ora. Ok, era uno dei soliti giochi zozzi. Si chiamava Love Hon. E io l'ho finito in un'ora. Ed era una storia in prima persona. Dove c'era? Ve lo racconto tutto, tanto ripeto, non lo vedrete mai. Ed è un peccato, perché c'ha delle cose incredibili. E c'è il protagonista che sta tornando dalla riparazione del PC, perché gli si era rotto il computer. Guarda che qua muoio, chiacchierando. Gatto. Scusate che mi sta con... Si era rotto il computer e l'ha portato a riparare. Mentre torna, gli viene voglia di bere una Coca-Cola. E tu, in prima persona, devi premere il bottone per prendere la Coca-Cola. Va bene,
Boh, è stata una cosa un po' strana. Mentre prendi la Coca-Cola, senti una ragazza che urla. E questa è una roba fighissima, perché mi è piaciuta molto nel gioco. Ah, tra l'altro mi si surriscaldava anche la telecamera. Io... Questo era un altro problema che non vi ho raccontato. Io ho registrato anche me stesso, ma mi si surriscaldava e non capivo perché. Poi ho visto che stavo registrando in 4K. Cioè, ho fatto una serie di errori incredibili. Va bene. Quindi c'è anche un filmato di me che però si interrompe. C'era questa ragazza che era stata aggredita da un tipo, che, cioè la ragazza a terra e il tipo che la stava aggredendo da sopra. E tu la vedevi da una fessura. È stato molto figo con il peak view. Boh. E tu dici, no Marrano, lasciala stare! E cosa succede? Le tiri dietro il computer riparato che si è rotto nuovamente. E sconfiggi il tipo. Lei tutta contenta, ah grazie, grazie, mio salvatore. Boh, grazie, arrivederci. E il giorno dopo ci incontriamo a scuola, perché a quanto pare andiamo nella stessa scuola. E lei dice, ah ti ringrazio per avermi salvato, farò qualunque cosa per te. E allora lui ovviamente le chiede, cioè queste ti dava le opzioni, ma le opzioni erano sempre una peggiore dell'altra. Era, vabbè, per ringraziarmi mi dai un bacio. Ma come un bacio? Ma che vuol dire? Cioè un bacio? Io non so, non... un bacio, vabbè. E mi dà questo bacino, credo, sulla guancia. Vabbè. Boh, è a posto. Belle queste cose. Un secondo dopo il bacio, lui le fa, voglio toccarti le tette. Cioè lo fa lui, io. Perché rimango anche abbastanza... Ma scusami, cioè le hai chiesto un bacio, che cazzo vuol dire che vuoi toccare le tette? Ma sei scemo? E lei giustamente dice, ma che cazzo vuoi? Ma che dici? Sei scemo? E lui insiste dicendo, ma tu hai detto qualunque cosa. Ho capito io, però non vuol dire, ma che cazzo è? Insiste, chiedendole anche se indossava o non indossava le mutandine, e alla fine lei cede e dice, va bene, toccami le tette. E tu cosa dovevi fare? Allungare letteralmente le mani per toccarle ste benedette tette, con una barra che aumentava. No, non so che cosa fosse, c'era questa barra con un cuore che arrivava a livello 2 e arrivato a livello 2 finiva. Vabbè, ho fatto questa cosa qua. Poi chiedeva, indossi le mutandine? Sì, le indosso, non le indosso, le indosso, le indossava, ovviamente era a scuola. Cambio scena e si torna a casa. E a casa lei ci telefona, ci chiama e poi ci viene a trovare. E sorpresona ci ha portato il computer riparato. Tutti contenti, ah grazie, mi hai riparato il computer, tutto a posto, bene. Al che lei dice, sono molto accaldata, avresti qualcosa di fresco da darmi? Sì, ho del latte. Non so perché, le do del latte. Lei bevendo il latte se lo versa addosso. E niente, si deve fare la doccia. E quindi niente, lei si fa la doccia. E tu puoi sbirciare mentre si fa. Ma non si vede niente, vi assicuro. Quel gioco l'avrei potuto giocare in live. Non si vede niente, solo ecchi. Se vogliamo, non c'è niente di. Cioè non si è mai vista lei per dire nuda. Cioè, zero proprio. E tu puoi guardare mentre si fa la doccia. Poi dopo, ok, sì, grazie. Anche i vestiti puliti, tutto quanto. Boom. E se ne va. Aspettate che poi non mi ricordo che cazzo succede. Tanto c'ho il file. Dammi un'occhiata. Allora, eccolo qua. Perfetto. Poi, qui c'è lo sbirciatina. Ah no, no, aspettate, aspettate. Ok. C'è una scena super imbarazzante. Mentre aspettano, cioè lei si è lavata e indossa una maglietta di lui. Mentre aspettano che si lavi il vestito di lei, le fa, giochiamo a Jenga.
chi perde si deve togliere un indumento. E lei giustamente dice: ho capito, ma io ho addosso solo sta maglietta e i calzini. E io ovviamente ho detto: vabbè, si toglierà i calzini. E poi la mena. Ovviamente lei perde. E tutto questo interazione è praticamente zero. Ok, rimaniamo dentro questo edificio nel frattempo, ok? Perché qua dopo guarderemo da un'altra parte. Intanto guardiamo questo edificio qui. Ovviamente lei perde. E c'è la mena, ok, mi devo togliere la maglietta. E fa proprio la scena, no? Fa il gesto, fa così. Cambio inquadratura, taglio e aveva in mano i calzini. Ah, me l'hai fatta, va bene, ok, grazie, ciao. Ah, ok, sì. Perfetto. Cazzeggiando, prendendomi per il culo che mi ha fatto la cosa dei calzini, si strappa un muscolo della gamba. Non so perché, come sia successo sta cosa qua, si fa male. E quindi bisogna farle un massaggio ai piedi. Quindi tieni le mani dritte sui piedi, esattamente come la cosa dei seni di prima, e buonanotte al secchio. Questo succede. Ok. Poi ci invita in spiaggia. Ci telefona e ci fa: vieni in spiaggia con me. Va bene, andiamo in spiaggia. E ovviamente, cioè, allora io vi sto evitando tutte le parti in cui lui dice delle cose veramente disgustose per quanto mi guarda. Perché mi riguarda? Perché io capisco il ragazzino infogliato, per l'amor di Dio, va bene. Però lei gli ha detto: vieni in spiaggia con me. E l'unica risposta che tu potevi dare è: ma quindi ti vedrò in bikini? Ma sì, cioè, non è una roba, cioè, non serve, sì. Se andate in spiaggia la vedrai in costume da bagno, quello che è, cioè, non è, devi dirlo. Cioè, che vuol dire? Ma diceva, vi giuro, ogni frase era fuori luogo come questa. Tutte, cioè in ogni scena lui doveva mettere l'accento sulla parte sexy, ma mi sono sentito di un imbarazzo e mi sono sentito meno imbarazzato, guarda, in quello dell'ultimo video dei sub, che c'era il tipo che infilava il cazzo nell'occhio alla gente. Almeno lì era tutto fottuto. Vabbè. Siamo in spiaggia, bisogna mettere la crema solare, benissimo, e le metti la crema solare, però toccandole il culo. Io non so perché bisognava toccarle il culo, c'era la prospettiva tu dietro e tu le vedevi il culo e le toccavi il culo per mettere la crema solare, benissimo. Bon, al che giustamente bisogna andare in acqua, andiamo in acqua, nuotiamo, ma lei, visto che a quanto pare è una rincoglionita, cioè, che tra l'altro lei tutte queste cose, cioè, è sempre in difetto, già dall'inizio che le tocchi i seni, lei dice, lei non ci sta, però continua, cioè lei continua, è soggiogato ormai da chissà quale potere, però continua a chiamarci. Allora, di lì si scendeva, però rimaniamo su un piano alla volta. Che sento camminare, però mi sa che sono quelli sotto. Ok, ero arrivato di qua. Buono. L'ombra con la pignatta non ha droppato, no. Ok, torniamo di qui allora. Poi lei a quanto pare è rincoglionita e affoga. Quindi noi la salviamo e le dobbiamo fare il CPR. E quindi mani così sui seni. Le salviamo la vita, ah, mi hai salvato la vita, di nuovo, bene, grazie, arrivederci. Ci sediamo a guardare il tramonto e ci scambiamo un po' di momenti romantichini. Dopodiché, e qui inizia a diventare anche un pochino strano, andiamo a un festival classico giapponese, una scena bellissima tra l'altro, no? Con tutte le cose, vestiti tradizionali, e lei mi fa, ah, comunque io sotto la yukata non indosso niente. Ma sì, ma come siamo arrivati a questo livello? Ok, va bene, non indossa niente. Aspetta, che non mi ricordo cosa succede prima delle due. Sì, mangiamo una mela caramellata
lei si inginocchia davanti a me perché avevo la cintola messa male e me la sistema, e poi dopo facciamo la pesca, quella del futuro, no? Quella cosa giapponese che ti dice un po' il tuo futuro. E lei pesca, bacio, e ci baciamo. Perché, ed era il suo primo bacio, lei era tutta imbarazzata, no, il primo bacio, boh, vabbè. Poi durante i fuochi d'artificio le palpiamo il culo. Torniamo a casa, lei si fa la doccia, io sbircio, io mi faccio la doccia, lei entra in doccia e mi aiuta a insaponarmi. Bene. Finale uber romantico con noi dentro la onsen che ci innamoriamo e facciamo l'amore. Non si è visto niente. Non si è visto niente. Niente. Nero. Primo bacio con un molestatore. Sì, 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 così. Boh. E il gioco finisce. Ma, attenzione. Attenzione perché c'è il twist ancora più drammatico. Allora, siamo partiti da... Noi siamo dei molestatori, per tutto il gioco l'abbiamo molestata, però lei per qualche motivo si innamora e ci scambiamo appunto amori e quant'altro, nonostante lui per tutto il gioco le abbia detto: ah, ma indossi le mutandine, fammi vedere le mutandine, ti tocco i seni, fatti toccare i seni, e lei tutto, vabbè. Però per qualche motivo alla fine finisce con l'amore, ma il gioco c'ha un cliffhanger, ti arriva la telefonata che devi andare a Kendo, scena finale. A telefonarti era una ragazza e ti fa vedere la scena che c'è una ragazza a Kendo, quindi tu farai all'amore, immagino, con la ragazza di Kendo. Quindi tra l'altro c'è pure la cambi. Vi giuro, mi ha messo molto più a disagio dell'altro gioco. C'è pure un uomo di merda sotto tutti i punti di vista. Cioè, non solo l'ha molestata tutto il tempo per poi soggiogarla e farla innamorare per poi farci il sesso nella onsen, ma poi dopo va dalla prima insegnante di Kendo che capita. È stato veramente imbarazzante. Allora, di lì si scendeva. Di qui c'era la porta, ok. E allora, sai che c'è? Io qui ci lascio un'altra pietra. Ne ho poche, purtroppo, però facciamo così. Sono i kink giapponesi. Lo so, però mi sono sentito molto a disagio, Anche perché tu la salvi veramente da uno stupro all'inizio gioco. Il fatto che dopo sei tu il molestatore e lei si innamora, cioè, è problema, secondo me. Anche perché lei non è che è una maiala come te, no? Nel senso che dici, vabbè, si sono trovati, hanno tutti la loro dinamica da due porconi, che ci potrebbe tranquillamente stare, Cioè, lei dice di no tutto il tempo. È brutto con lei che dice di no tutto il tempo. Lei, mi sono proprio sentito a disagio. Cioè, lei ti dice di no tutto il tempo, ma che fai? Tu le dici proprio delle robe da maniaco. E poi alla fine lei si innamora, cioè... Può tenere come video di addio su YouTube. In che senso? Saranno quei no, ma in realtà sono dei sì. Ma allora, vedendola lì in prima persona, ti posso dire che è un po' più dei no. Sì, poi è vero che i giapponesi hanno dei kink molto strani, questa è una cosa vera. Però cazzo... Boh. Allora, di qui siamo scesi. Guardiamo tutto questo piano. Noi siamo scesi da questo qui avanti, corretto? Sì, perfetto. Quindi diamo un'occhiatina qua intorno e poi torniamo su da di là.
da quello indietro. In realtà qui c'è anche un'uscita. Ah no, aspetta, anche di qua non siamo stati, perfetto. È un gioco. Una cronaca di che cosa avrei dovuto fare? La cronaca, scusami. Ah, un fatto di cronaca, scusa. No, no, è il gioco dei sub che non vedrà mai la luce perché la registrazione è andata di merda. Scusatemi, ma solo io sento il gioco un pochino alto? Perché sennò lo abbasso solo per me, ditemi voi. Perché sto urlando un pochino, mi dà un po' fastidio. Normale, però no, è per me, per me. Oh, meno, eh. Perfetto. La morale è che se dovete molestare, fatelo pure, che prima o poi una che ve lo lascia fare lo trovate. Terribile. No, ma guarda, allora, fosse finita con l'amore, ma sai che avrei magari potuto anche accettarlo, no? Dice, vabbè, è stato drammatico, però poi dopo si sono innamorati. Ma il fatto che lui poi dopo vada in cerca di lasagnarsi un'altra mi ha turbato molto. Mi ha turbato proprio molto, perché vuol dire che, cioè, allora che è servito tutto questo? Molto la cultura giapponese, è vero. Hanno proprio questo kink per... lei dice no, però... Che puttanata! Like our face, no? Nasce tutto da quello. Like our face, che è quella faccia... sexy. Sì, ho sbagliato, scusatemi. Volevo vedere questo. Talismano ricavato da piume sottili che riproduce le sembianze di diverse creature. Che schifo! Migliore schivata durante i passi indietro, ma incrementa i danni subiti. Mi interessa proprio, ti devo dire. Ok, di qua forse. Boh, ne dubito, ma vado a vedere. No. Cioè, i giapponesi hanno questa brutta cultura della molestia, ma infatti è anche per quello che devono fare i vagoni solo donne nei treni, no? Proprio strano. Di qua dove si sbucherà? Si esce? Diamo un'occhiata. Se si esce, torno indietro. Non è che si esce, esce, quindi diamo un'occhiata meglio. Ma un po' proprio più non è una roba meno sexy che abbia mai visto. Ah sì, giusto, stavo dicendo, scusa, mi sono distratto. A parte il fatto che, vabbè, a me piace, però credo sia proprio una roba di gusto visivo, non so, ognuno ha le sue robe. Laigao nasce dal fatto che la donna dice no, però quando viene comunque presa con la forza, le piace così tanto che le si rompe il cervello e fa Laigao. Cioè, quindi c'è il godimento massimo. Perché dice no, 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 ma in realtà poi dopo le si bricca la testa e le piace talmente tanto che fa non posso più farne a meno. Poi mi correggerà il signor Pelati, che è un esperto di manga, non di Daigao, però dovrebbe essere così. Non è solo quello, ma anche questo. In che senso? Cioè, non è così. Dovrebbe essere quello. Cioè, il godimento massimo che annulla il fatto che in realtà c'è, alla base c'era la molestia. E poi, di solito, continuano... Esperto di porno, l'ho detto di manga. E poi dopo continuano a ricercare quella cosa lì. Non lo è, ne abbiamo già parlato. Anch'io ho un déjà vu su questa cosa. No, Charlie, perché? Non ti prendere male. Sono kink giapponesi. Non possono farti del male. Letteralmente. Ti abbraccio.
Abbracciami, Guascogne. Inizia Bloodborne, un casino. Allora, di qua si esce, una notte stellare. Mamma mia, che merda questo Skybox, scusami. Ma che schifo è? Cos'è un PNG 480p strecciato? Ma che succede? Ok, ho capito dove sono. Boom, rientriamo. È solo il godimento massimo. Il fatto della molestia non c'entra, ok. Però in tutti i casi di molestia nei manga di quel tipo lì, poi dopo quel godimento massimo lì, loro ci tornano. Togliendo la molestia, cosa usare? La forza fronte al rifiuto, il mind break, mi piace un botto da vedere e leggere. Ok, basta che rimanga solo in lettura di fiction, però, perché non è una cosa bella. Poi ognuno c'ha i suoi kink, ma non toccate nessuno. Se no, vi picchio io personalmente. Allora, dove cazzo siamo? Boh. Ma ci siamo già stati qui? Nelle ultime opere sta cambiando sta cosa, in che senso? No, aspetta. Ok. Sembrava molto più grande l'altro giorno che ci siamo finiti. Scusami un attimo, allora. Eh sì, penso che l'abbiamo visto tutto. Però sento comunque camminare. Non posso fare cose sozze neanche con la mia ragazza, Pippo Sad. Finché scrivi Pippo Sad, tesoro mio, per forza. Ci fa capire comunque perché i giapponesi hanno problemi a relazionarsi con elementi dell'altro sesso. Lo so, lo so. Ma c'è un grave problema in Giappone. In realtà, il sesso è in generale un problema generale. Nel senso che è sempre un tabù, però tutti ci pensano. E c'è questa roba che proprio si... Ah, ok, qui da dove siamo arrivati prima e tutti contenti, perfetto. È una cosa strana, perché anche in Italia, no, c'è questo dualismo. L'italiano medio pensa al sesso tutto il giorno, per mille motivi diversi. Però nel momento in cui... c'è... Oh, ah, ecco di qua non siamo stati. C'è la ragazza succinta. C'è qualcuno di un po' più promiscuo. Allora lì si diventa dei puritani. Perché lì arriva la parte della chiesa, se vogliamo, no? Che ci hanno insegnato fin da bambini che è una roba sbagliata, determinate cose non si fanno, non si dicono. Che a me personalmente sta un po' sul cazzo, perché a me piace scherzare un po' su tutto, con rispetto di ognuno naturalmente, cioè sapete non è che tiro fuori il cazzo per ridere, ci sono ovviamente dei limiti, però è brutto che ci siano queste... Poi ognuno ha la sua sensibilità, per carità, e va rispettata, infatti se uno dà fastidio che uno faccia delle battute sessuali si smette, non è che si continua. È il concetto a me che turba, perché c'è questa falsa mi viene modestia, ma non è modestia, cioè di qua si scende, boh. C'è questo falso senso di puritanità, no? Ed è un rapporto sbagliato, un po' come il rapporto coi soldi, che di soldi non se ne può parlare, perché è maleducato chiedere a uno quanto guadagna. Però magari è interessante sapere uno quanto guadagna. Infatti in altri paesi se ne parla tranquillamente. Cioè ci sono questi tabù un po' strani, che va bene, c'è il tabù. Però nel momento in cui appunto una ragazza appunto esce un po' più succinta, allora diventa una troia. Ciao OnlyFans, quel troione di merda. Vabbè, cioè, boh. Perché poi dopo i limiti diventano... Si accorciano tantissimo. Cioè il limite non diventa più uno che gira in mutande per strada,
No, il limite è la gonna leggermente più corta o una donna che ha un seno prosperoso che ha un minimo di scollatura d'estate perché muore di caldo. Capito? Cioè, si esagera, cioè, e qualunque cosa poi diventa quello. Ma si va comunque a dire, ma tu ce l'hai l'OnlyFans? Cioè, è proprio brutta, cioè, boh. Ah, guarda questa troia che fa OnlyFans. Fammi cercare le sue foto senza che io debba pagare per vederla. Ma, oh. Ma sei uguale. Sei tu che vai a cercare, sei la stessa cosa di lei che vende le sue foto. No, ma io non vorrei mai stare con una così. Però la vai a cercare una così. È tutto molto ipocrita. Non è un discorso di cultura. No, beh, sì, il discorso di cultura è il fatto che ci sia questo rapporto strano con il sesso e la sessualità in Italia. Poi in Giappone hanno tutt'altro concetto. In Giappone sono super repressi e in molti sensi, e questa cosa purtroppo sfocia in molestie su grandi e piccini anche all'interno della stessa famiglia, ed è una cosa che culturalmente purtroppo è anche molto accettata ed è terribile. Molto inquietante. Grande classico che ho sentito spesso. Sì, no, ok, me la scoperei, ma cosa vuol dire? Non la sposerei, la porterei a casa in famiglia. Certo. Molesti in famiglia, ce ne sono bizzeffi anche qui purtroppo. Sì, però lì è proprio... è un concetto molto diverso quello giapponese, perché... È quasi accettata la cosa, è proprio, boh, è una roba, ah, aspetta, quella porta è da dove siamo arrivati? Scusate che nel frattempo sto perdendomi. Però continuo a sentire zompettare, ok, di qua si esce. Andiamo a dare un'occhiata fuori. Però, aspetta un secondo, siamo stati sopra qua? Sì, perché siamo arrivati da di lì. Perfetto, qui siamo andati a destra, andiamo a sinistra. Domi, grazie per i 2 mesi. Si sfogano un po' sulle bambole, eh. Purtroppo non bastano sempre. Riguardo il discorso del sex work, che è molto ampio, soprattutto perché è ricco di molestie, ormai molte persone, soprattutto donne, fanno per questioni economiche e basta. Il che porta spesso a odio e vergogna verso se stessi. Sì, però vedi, se la cosa venisse normalizzata, ok? Se la sessualità fosse normalizzata, non ci sarebbero problemi di questo tipo, perché nel momento in cui il sesso diventa normale e... diventa una cosa di cui se ne può parlare tranquillamente, si può fare tranquillamente, adesso lo dico per strada, per l'amor di Dio, però si può fare tranquillamente. Anche il discorso della sex worker che lo fa solo per soldi e poi dopo si sente a disagio con se stessa, col suo corpo, perché fa quello, cioè non si sentirebbe più a disagio, capito? Cioè si azzererebbe tutto quanto. Non diventerebbe più il proibito, la roba strana. Però questo magari abbasserebbe anche i guadagni, perché non sarebbe più il proibito, la roba strana, e quindi non... ci sarebbero meno persone disposte a pagare per averlo, probabilmente. Sarebbe interessante, dovrei parlarne con uno psicologo e con un commercialista. Un economista più che un commercialista. Perché effettivamente, se voi ci pensate, è una questione di domanda e offerta, ma la domanda arriva dal fatto che l'offerta è una cosa un po' proibita, no? Ma se l'offerta aumenta perché l'offerta non è più così tabù,
la domanda rimane uguale? Secondo me no, eh. Secondo me, nel momento in cui viene normalizzato tutto, le sex worker vivono sicuramente meglio a livello psicologico, però secondo me economicamente c'è una perdita importante. Vorrei parlare con una sex worker. Vabbè, ho capito, però, cioè, che cosa le dico? Secondo te, nel momento in cui viene normalizzato, guadagni di meno? No, ne dovrei parlare con una persona che sa di soldi. Scusami. Cioè, dovrei parlare con uno che fa indagini di mercato. L'offerta con le fans è aumentata tantissimo, chi guadagna recentemente sempre di meno. Sì, però quello lì è il discorso di quantità di persone nel mercato. Ad esempio, anche io ho iniziato a guadagnare molto meno, al di là dei tagli di Twitch, ho iniziato a guadagnare molto meno perché nel momento in cui c'è più offerta lato streamer, è naturale che uno non si può fare la sub a tutti. È normale che uno non possa guardare contemporaneamente tutti, ok? Quindi adesso la sera è un casino perché c'è un botto di gente e il pubblico si divide, ok? Però è un discorso diverso. È un po' come la droga, se domani venisse legalizzata il prezzo si abbasserebbe. Esattamente. E magari c'è gente che paradossalmente si drogherebbe di meno perché c'è chi lo fa magari come ribellino. Cosa serve questa leva? Aspetta un attimo. Perché la porta l'ho aperta a mano, sono sicuro. E sta leva qua? Ah. Ok, secondo voi se mi butto qua muoio? Provo a buttare una di quelle pietre del cazzo, eh. Non so quale sia. Sarà vicino alle altre, no? L'uvetta. Scheggia di vetro? No. Sapone, no? Non so. Cos'è che devo buttare giù? È quella che ho piqueggiato, sì? Ah, si rompono le pietre arcobaleno, quindi. Beh, no. Andiamo via. Grazie. No, ma non voglio... Allora, non è un problema morire, è che se muoio mi respawnano tutti quanti e non so più da che cazzo di parte sono andato, quindi per quello. Cioè, è per quello che non voglio rischiare, sennò mi sarei buttato. Sì, che comunque abbiamo fatto salti ben più alti senza la morte, vorrei dire. Perché a Miyazaki andava bene farlo. Va bene. Ok. Credo a questo punto di aver visto tutto qua. Quindi dove siamo entrati. Mi verrebbe da dire. Boh, non riesco a capire un cazzo. È una merda. Il problema è molto complesso da analizzare perché si toccano più punti socioculturali. No, ma infatti è interessante quella cosa lì. Però chiaramente non... Non la si può risolvere così su due piedi. Comunque, a livello psicologico, se queste cose fossero normalizzate, se non fosse un tabù così grave, credo che ci sarebbero molti meno problemi mentali. Non dico meno stupri, perché quello lì purtroppo è un altro tipo di problema. C'è sempre questa... questo prevaricare, credo che per me, io non riesco a capire come sia possibile che
un essere umano faccia ad un altro essere umano una violenza sessuale. Cioè, non capisco come questa cosa possa eccitare. È proprio una cosa che il mio cervello non riesce a concepire. No, no, la sto facendo troppo facile, infatti. Quindi non riesco ad arrivare a capire il meccanismo poi dopo per eliminare questa cosa qua. Cioè, per me è proprio una cosa inconcepibile. Porca troia, ma qui non si scende, si entra. Oh no. C'è la sensazione di sentirsi in controllo ed alcuni eccita. Sono gli estremi del tabù come fumare la Maria. Eh no, ma infatti. Mi sa che era questo il buco che avevo trovato. Mi sa che è lui, eh? Ok. Joex, grazie per i 10 mesi, buongiorno. È un discorso complesso che riguarda più come il corpo della donna è stato considerato nel corso dei secoli. Normalizzarlo non significa livellare il trattamento uomo e donna allo stesso modo. Ci sono bias secolari che porteremo dietro la misoginia interiorizzata. No, aspetta. A parte il fatto che io dico normalizzare il sesso renderebbe meno problematico a chi lo fa di mestiere il fatto che sia visto come una persona disgustosa, ecco. Al di là del genere. Io stavo parlando proprio del... Cosa succede? Che mi fanno male, ecco cosa succede. Lasciami stare. Aiuto! Volevo bere, basta. Non so perché... Ah, no, dai! Ok. Ah, comunque non c'entra niente, ma questo boato mi ha ricordato Attack on Titan. Ho finito Attack on Titan. Allora, mi è piaciuto molto il finale. Io sinceramente ho dei dubbi. L'anime, poi magari nel fumetto la cosa è spiegata un po' meglio, però nell'anime ho trovato la roba un po' rushata e soprattutto non ho capito perché hanno fatto dei continui avanti e indietro con cancellazione della memoria. Io non ho capito una sega. Cioè, ho capito, ma non ho capito. Nel fumetto è peggio. Un po' cringe il manga. Perché cringe? Il finale è meglio nel manga, ma comunque Rush è merda lo stesso dell'anime. Anche il manga è Rush. Perché... Si... Allora, intanto... Devo evitarvi di spoiler. Intanto diventa un po' troppo conveniente come si risolve il tutto. Ci sono un paio di robe che dici sì, vabbè, grazie a sto cazzo. No, aspetta, di qua sono arrivato, devo guardare di qui. Ma in realtà ho visto tutto. No? Ma non c'era un cazzo qui dentro? Era in villain o no? Sarebbe da discuterne. Ci sarebbe da discuterne, perché anche lì non è spiegato appieno. Meno male che ha lasciato, altrimenti li faceva risiedere tutti attorno a un tavolo a spiegare le cose. Ma avrei preferito, guarda. Perché ho trovato estremamente banalizzate determinate cose.
e semplificato un po' troppo altre. Cioè, arriva quello là e, guarda caso, aveva giusto il potere giusto per quel momento giusto. Ah! Vale, a volte il culo proprio. Va bene. Però mi viene a rompere i coglioni per il finale di Naruto che va in amicizia. Sì, sì, è su Netflix. L'ho visto su Netflix doppiato in italiano. Che boh. Comunque questa zona mi sta facendo un po' cacare, posso dire? Un po' troppo su e giù, labirinto, buio, e non sto capendo un cazzo di dove sono, di dove non sono. Non mi sta piacendo molto esplorare questa parte qua. Ok, sono sceso, perfetto. La grazia è qua. Ok. Ok, perfetto. Boh. Serve a qualcosa fare il salto della fede qua? C'era un oggetto, l'avevo visto, però non mi ricordo se l'abbiamo già preso. Ma puttana vacca, somaro di merda. Ma si può. Foto della stessa. Ma c'è un oggetto lì, eh? Mi pareva di averlo visto l'altro dì. Merda, guarda dove mi ha messo le anime! Perfetto. Mi ho buttato due livelli. Oggi è giornata senza bamba, vabbè, stiamo discutendo di tutt'altro. Proprio brutta sta zona, sì, sono d'accordo. Allora, sai che c'è? No, ma mi manca questo piano metà da vedere, quindi niente, ci torno. Santi Dio Florence, a parte il fatto che non sono di Treviso, sono di Padova. Scemo. Sicuramente Attack on Titan non so se... Ma guarda, a me è piaciuto moltissimo, eh. A me è piaciuto tantissimo. E non è così fantapolitico come la gente pensa. Anzi, veramente... La parte fantapolitica è di una banalità assurda. Cioè, è fighissimo. Ora abitiamo a Treviso, quindi... Sì, però non dici San Marco Gattuso da Treviso. È da Padova, poi dopo arriva a Treviso. Cioè, il fantapolitico è veramente blando blando. Poi è fighissimo, per carità. Mi è piaciuto moltissimo. Per quanto poco e niente. Sì, c'è un messaggio politico forte, ecco, esatto. Però non è che diventa... chissà che... Vabbè, vaffanculo, cavallo di merda. Beh, esatto, banalotto in alcuni aspetti e alla fine quasi indecifrabile. Boh. Con dei timeskip che personalmente non ho ben capito. Allora. Di qui abbiamo già visto, abbiamo già ammazzato. Di qua allora.
sbagliato, volevo accendere la luce, ma va bene. Come si va di lì? Vedi, c'è questo problema qua. Per arrivare qua sotto, credo che ci si arrivi da di qua. Però io adesso sono dalla sta parte di qui. Scala, come scala? Eh no, gli piacerebbe scala. Quindi devo tornare di sopra. No, perché tanto con torrente non ce la faccio. Ma come ha fatto Morelli a dire che sta mappa è fatta bene? Ma vaffanculo, va! Ti avevano abituato a uno shonen dove si danno ammazzate con i giganti, poi arriva la terza che sono 15 episodi di fantapolitica. Ma non è fantapolitica, è una cagata, dai! Che secondo me è fighissima quella cosa lì, perché ti spiega perché si menano con i giganti. È veramente figa, proprio per quello. Cioè, ti dà un senso. Non è che se menino e basta e vince quello che mena più duro. Cioè, secondo me dovevano prendersi un po' di tempo in più. Peccato, perché mi stava intrigando veramente tanto. Anche perché tutto il dramma che c'è dietro, la cosa dei giganti, cioè, è molto dramma. Mi piacciono un sacco tutte le cose che scoprono. A me è piaciuto veramente molto. Nel manga la parte con la famiglia reale era menata delle nelle balle. Vabbè, adesso questo non te lo so dire io. Però, allora, al di là di tutto, bisogna anche vedere come viene raccontata una storia. Perché l'idea era figa. Oh, c'è Marika qui. L'idea era figa. Però se me la racconti che non sei capace a scrivere, sei un po' uno stronzo, capito? Ciao! Sono distratto, scusate. Ti spiega, ma ti spiego cosa c'è dietro il gigante e sfocia in tutta una questione politica tra due fazioni che personalmente nessuno interessava. No, per me è fighissimo invece. Dai. Cioè, no, non è figo per te, Ciccio, che il motivo per cui esistono i giganti, cioè, scusami, il motivo per cui ci sono così tanti giganti. Per me è una roba fighissima quella là. Ragazzi, se dovete parlare in privato, fatelo tra voi. No, ma non solo che esistono, ma anche come sono cicciati fuori. Cioè, come. Cioè, fa spoiler, porca miseria, non posso dire. Cioè, per a me quella roba lì è piaciuta veramente un botto. Il messaggio della guerra secondo me è fatto un po' col culo. Per me lo hanno banalizzato. Perché sì, va bene, però una certa, secondo me, tutto il messaggio della guerra, tutto il dramma viene banalizzato con dei cliché che dici sì, ok, però bah. Soprattutto verso il finale, appunto. Come cazzo si scende lì? E che se mi butto qua mi rompo i malleoli. E lì c'è un signore.
che guarda verso di là. Guardiamo meglio qui. L'isola di Paradise in realtà è il Madagascar. Oh. No, non ditemelo come si scende, ma ci do un occhio. Secondo me c'è un ascensore qui da qualche parte. O si fa banalmente un altro giro. O ci si arriva da dentro qui. O si arriva da di qua, non lo so. Ma guarda, sacrificherei volentieri il torrente con un bel salto, se non morissi pure io. Ah, per me è da maturità all'opera, Ciccio, che a me è piaciuto molto come è stato espanso. È rimasto everybody? È vero. Madonna, ma c'è stato anche un drop clamoroso. Ditemi una canzone che volete che io suoni con lo tamatone. Ragazzi, ancora questo catalessi. Ve l'ho spiegato ieri perché non riesco. Barbie Girl degli Acqua, perfetto. Ecco qua. Un botto di gente morta qui. Cazzo, però lui era sopravvissuto al primo salto. Pensavo si fosse appoggiato sull'albero. No, perché Coccolino sono così da tre giorni? Vabbè che te sei in ferie, ma che cazzo ne sai? Come merda si arriva qua. Non puoi raccontare tre quarti di una storia fantasy, l'ultimo quarto è perché c'è una guerra tra due fazioni, c'è stata la parte reale e tutto. Ma allora, capisco. Oh ragazzi, banalmente si arriverà da di là. Si farà tutto un giro in alto. Guarda, si fa tutto un giro in alto e poi si arriva da di lì. Sì, probabilmente è così. No, avanti. È un martello di sughero? No, sono fortissimo. Ma da dove arriva quest'acqua? Vabbè, non voglio andare a cercare la fonte che tanto non esiste. Ma adesso dobbiamo visitare tutto sto posto, mi viene già l'ansia. Se lo vuoi sapere c'è un'altra strada. Non lo voglio sapere! Non lo voglio sapere! Se no ve lo chiedevo! Bondi! Ma ti puoi entrare in chat così? Non lo voglio sapere! Siamo stati tranquilli fino adesso!
Ah, un enorme rubinetto aperto da Marica. Il manicaretto. Ah, capita? Si fa? Ah, no, aspetta, di qua voglio andare. No, sì? Che cazzo è quello là? No, niente, da lì dove sono arrivato. Sì, boh, voglio andare qua. Ah, che ansia però, che mi dovete far venire. Pieno di uccelli. Io ci provo a fare lo salto, tanto al massimo muoio. No, no, vabbè, ma io non ti discutevo i gusti, eh. Capisco, capisco benissimo il tuo punto. Easy. Però a me piace molto, cioè, vabbè, poi non è che è andato di palo in frasca, secondo me, eh. È andato comunque interessante. Dai, non si stanna lo stronzo? Ecco qui. Scendi. Il pistillo! Mi fa... Ah! Sono al raggio! Merda, che male! M'ha ucciso. Io li odio, sti cessi. Ha tolto la sub, Gabriel, non lo sapevi? Ciccio che non è più mio sub. Mi odia. È entrato nel club di chi odia gatto. Comunque sono contento di aver ricominciato appunto a guardare anime. Devo ringraziare la Alessandra per questo, ma anche i nostri viaggi in Giappone che... verranno sensibilmente migliorati in futuro. Si sta valutando la bellissima Akane come guida. Si sta valutando di eliminare il tour guidato con l'autobus, che per carità è carino, ma anche un po' sti cazzi. Grazie a Ciccio che per 78 mesi. Tanto lo so che mi odi lo stesso, lo fai solo per apparenza. Ma a me va bene così, perché mi intasco i soldi. Non ho recuperato le anime, ecco. Perché erano 6. La puttana! Cioè, sti cosi sono troppo forti, io non riesco a capire, Bestia! Niente! Non riesco ad ucciderli! Anche l'odio, ma non c'è amore se non è litigare. No. Non lo so se sono forti io solo contro i martelli, ma io ogni volta non riesco. Comunque sì, stiamo lavorando per abbassare i prezzi, migliorare le esperienze. Sarebbe bello fare un altro viaggio in Giappone. Mo vediamo, però... vanno cambiate un po' di condizioni e di cose. Minuto per... me le aspetto, Cocchi. Me le aspetto. Cambiare agenzia. No, perché a quanto pare il problema non era l'agenzia in sé, ma altri dettagli che condividerò. Però in ogni caso sì, ci saranno dei cambiamenti più che importanti che se non verranno soddisfatti porteranno al cambio dell'agenzia. Cioè, prima intendo, non dopo. Cioè, non è che facciamo un altro e poi vediamo. No, no. Se le cose non vengono organizzate com'è, si cambia direttamente. Che il problema maggiore non era... cioè, in questo caso non è stata proprio l'agenzia. Il maggiore...
L'ultima fregatura e poi si cambia. Arthur! No. No, no. Cosa ho pestato? Ah, la mia pantofola. Mi sono dimenticato le pantofole di Topolino. Ma che non le uso tanto. Le pantofole in generale. Scalzo forever. Uno scorpione volante? Certo. C'è una leva. Ah, no, ma è un ascensore. Ok. Dopo. No, qui non si può. Qui? Pantofole lui per too much. No, vabbè, ma... Vediamo come sarà qua a novembre in ufficio. Sì, forse a novembre dovrò metterle, perché farà freddo. Non c'è riscaldamento a pavimentos. Spero di fargli la previsione. Ho visto in Inside Out 2, ne abbiamo anche già parlato. Non so cosa c'entri, ma... Abbastanza, amico mio. Abbastanza. Oh, comunque che bei discorsoni che stiamo facendo. Ieri abbiamo parlato appunto di tasse, tassazione, anche di chi ha una tabaccheria o una giornaleria. Oggi appunto il discorso dei sex worker, abbiamo parlato di Giappone, dico bello. Attack on Titan. Chi è che piangiamo? Ma perché piangono sempre? Da piccolo, quale vostro lavoro avresti voluto fare? Il pensionato. Una giornaleria. E Gabriel c'ha la giornaleria. Ma Gurren Lagann non è pieno di fanservice? Vabbè che io ho scaricato adesso Zero ZZZ lì, che sarà pieno di fanservice, e mi dovrò giocare tutto ingolosito. Che odio quelle robe lì. Mi ricordo se ci siamo stati qua sotto. Mi verrebbe da dir di no, però non sto capendo più un cazzo ormai. Cosa sono le edicole, Gabriel? Sono giornalerie. Kill la Kill? Sì, minchia. Vabbè, ma Kill la Kill è fatto di fanser, cioè è stato fatto apposta. Ma che cazzo è salito servir qua? Salir qua? Ci ha ammazzato due persone che piangevano e poi... Di qua? Ah, forse qui, sì. Wow. Ah, ok. È bello Kill la Kill tutto sommato. No, ma è un problema mio, eh. Io faccio molta fatica ormai con il fanservice, perché sono uno che da piccolo guardava un sacco di hentai e leggeva più che altro un sacco di hentai, e adesso si ingolosisce e non posso vederle quelle robe lì. Io dico giornalaio. Se sei strano tu, però non è che sono strani anche gli altri. Sono giornalerie. È di uso comune, eh?
Io dico edicola. Vabbè, se siete strani. Ciao. Sto prendendo per il culo, ragazzi. Prima che parta il dibattito nord-sud. A caso. Allora. Oh, ecco dove siamo. Qui. Dove ieri non potevamo salire. La cosa drammatica è che giornaleria esiste ed è corretto. Veramente? Ah! Io l'ho coniata dal termine giornalaio. Ma scusa, giornaleria che cos'è? Semplicemente uno che vende giornali e basta? Ormai io faccio parte dell'Accademia della Crusca. Invento le parole che già esistono. Lui è parecchio incazzato. Infatti sono morto. L'Accademia della Crusca che segue le live si adatta. Posso dire che quest'ultima zona mi sta facendo ampiamente cagare? Cioè, rispetto al resto del DLC, sto avendo zero voglia di andare in giro. Proprio non... Allora, è carino, no? Visivamente. Però, mamma mia, che porcata. C'è troppi su e giù, troppi vai di qua, di là, ma in realtà tu non sei là. Oh. Generare tutte le zone, le ultime zone dei Souls. Dici che si sono un po' rotti il cazzo pure loro verso la fine in generale. Vedo, vabbè. Comunque mi manca entrare in un'edicola e comprare dei giornali, dei fumetti, così in generale. Mi piaceva molto... Ah, guarda, c'è anche la roba che ti impedisce il suicidio qua. Che storia. Perché questa accortezza non la mettono in tutti gli ascensori? Mi manca andare a comprarmi manga, le uscite, quelle cose lì. Non manca il mio portafogli, sicuramente. Il problema dei portafogli fumetti, lo so. Sono un problema. Ma anche spazio. Cioè, io l'ho vista la stanza dove streami, pelati, non siamo matti? Non che Gabriel si è messo molto meglio. Però almeno Gabriel c'ha la scusa che è roba ingombrante. Il mio salotto, ma la casa è tutto così. Non avevo dubbi. Quella è una stanza, non hai visto quella dove tengo i fumetti? No, no, ma infatti siete sepolti vivi. Ed è quello che vorrei evitare io. Solo che l'Ale non vuole farmi togliere il logo dall'ufficio. E dice, vabbè, ma quando streamo da qua? E quando streamo da qua c'ho una bella libreria dietro. I fumetti occupano spazio rispetto ai libri. Beh, anche i libri occupano spazio, che vuol dire? Cioè, cosa cambia?
che l'intera saga occupa di più. Cioè l'intera saga di Harry Potter occupa meno spazio di Naruto. In quel senso. Di stare fermo con le mani, faremo l'anno prossimo. È troppo fretta di fare le cose immediatamente. Questo è vero. Si chiama ansia, va bene? Mi devi accettare per quello che sono. Dammi 20 euro. Ma dove cazzo sto andando a finire? Mamma mia. Ah, ok, sì, ok. Qui è dove c'è il coso che devo rompere. Perfetto, io sono andato di qua e sono morto. Ma quelli che ho appena ammazzato non erano gli stessi allora. Ma porca troia! No, ho avuto neanche un attimo per pensare. Perché sono stato stupido io, eh. Allora, un secondo. Va bene, dai, fammi correre allora. Di qua dove cazzo sto andando? Lui è veramente incazzato. Non è morto. Ora sì. Ok, allora. Sì. Scusate, che se non mi concentro qua mi perdo per sempre. Allora, di qui non siamo stati. Torniamo indietro. Non finisce più sta cazzata. Adesso rusho al boss finale, guarda. Che a quanto pare è il più forte del mondo. Ah. Che poi vorrei mettere anche le cose a LED a casa, dei quadretti pixel art che mi posso far fare dei disegni. Il problema è che è successa una cosa un po' particolare. Ovvero, me li stavo per comprare durante gli sconti. E Amazon mi ha detto, guarda che questa roba nella tua lista desideri ti è stata comprata. Ok. Non era vero. Non è la prima volta che mi succede, eh. Ed è stata, credo, rimossa dalla lista desideri, però io non ce li ho. Ti ha mentito illuso? Sì, sì. Ma è successo diverse volte, eh? Anche a te è capitato? Non so quale meccanismo. Magari uno apre la lista, si mette nel carrello una roba e se la compra per i cazzi suoi. E Amazon pensa che l'ha comprata a te. Solo che te magari non te la compri e dici, ah che bello, ah, mi arriva questo bel... Che poi è che apprezzata come cosa. Io devo trovare quella roccia lì da rompere. Ma è distante dal fumo? Non mi ricordo più se erano distanti o meno quelle cose lì dai fumi. Non so se devo cercare qua intorno oppure andare avanti per la mia strada. Non mi ricordo... Storicamente. Un pochino distante può essere. Sono lì intorno ma nascoste. Ma tipo qua? O in un altro piano? Cioè così mi regolo per sapere le distanze. Non mi sono spoilerato il boss finale. È martello gioco base, sì. M-
Mi è capitato di mettere in carrello cose da regalare a qualcuno, poi al momento di finalizzare dell'errore sull'indirizzo. Ma non vorrei che a quel punto Amazon levasse già tolto dalla lista. Boh. Congratulazioni. Per cosa? Perché non mi sono spoilerato una roba? Basta non cercarla. Dove cazzo sono finito, mo? Lo sapevo che me lo facevo così. YouTube mi ha tradito. Non aprirlo. Lo devi lasciare un secondo, però. No, ho sbagliato tutti i timing. Lui stronzo, va detto. Ecco qua. Non lo vedo. Ma lei dovesse di andare un po' più avanti. Ma io mica te l'ho chiesto, però, tesoro mio. Dovete ricordarvi che io, se io non vi chiedo una roba, non me la dovete mica dire. Io ho chiesto in generale se poteva essere distante o non distante. Sì, può essere più distante. A posto. Oh, perché è rosso questo cane? Boh, forse posso potenziarmi il cavallo adesso, finalmente. Ho sbagliato tutto. Tutto. Bevo. No, perché? Mi è entrato il mezzo. Ah, è vero, io faccio meno danni a una mano adesso. Mi ammazza. Quindi non mi conviene farglielo il parry ormai. Puoi morire? Grazie. Ah, creatura di cazzo. Cosa c'è lì? Ah, non è. Sì, sono sempre loro. Sono i Gundir fasulli. Che io vi ricordo, Gundir, me lo sono fatto. Solo Perry! Comunque non gira bene qua. E non sto usando l'Nvidia Versus. Confermiamo che è il gioco che è una chiavica. Conviene sempre solo che hai due mani il busto derivante dall'amuleto. Ah, è il frecciarolo. Da dove? Aspetta, dove cazzo? E non mi apre la mappa perché c'è il frecciarolo adesso. Che due palle. Oh. Dov'è l'uomo merda qua? Che lancia quelle cazzate? Eccolo qui. Arriva l'uomo ragno. Bravo. Oggi il pranzo prevede riso con soia e verdure. Ma abbiamo provato a fare una cottura del riso particolare. Abbiamo fatto il rice pot, che è questo tipo di cottura cinese
Però non so se verrà, è venuto bene. Si è cotto per 1 ora e 10. Adesso è lì bello in caldo. Io ho anche un bel po' di fame, quindi mi mangerei 2 carote. Io non so. Io veramente non lo so. Oh mamma, questa roba qua dove porta adesso? Sì, Scasi, ma non è già uscito. Per tutti, intendo. Ok. Cerchio di aver capito dove... sta zona. Questo è Dorato, sarà incazzatissimo. Dorato è pure alato. Ma che bello che c'ha le gambette da aquilotto. E non è un boss, eh? Non vedo. Ah vabbè, ma va giù facile. L'ho sopravvalutato. La cottura è basmati, non la no, ma è una modalità della cuociriso. In realtà è riso normalissimo. No, le scolopendre. Madonna. E allora vaffanculo, va bene? Questo attacco di merda che mi fa un male della malora. Oh no, la marcia è scema. Ma veramente? Oh. Eh? Oh. Più avanti rupe, più avanti mulino a vento. C'è una leva lì che però non funzionerà, stai a vedere. No, funziona. Ah. Ma possono inglobare tutta sta merda dentro un posto così piccolo? Io non sto capendo niente. Salve. Figo! È la loro magia di merda. Allora, di qua c'è una scala. Una grazia. Una grazia. Ah, ok. Non avevo attivata qui dove c'è il boss. Ipotizzo il boss finale. Allora, buono. E buono. Bene. Ok. Allora, mi manca da tornare indietro e fare tutta quella roba lì. Mi prendo delle carote perché sto morendo di fame. Aia le gambe. Carotine baby della Boscolo! A me la nutrizionista l'ha sconsigliata, che cosa? La keto. Che cos'è? Cazzo che dura!
andiamo giù. Ma solo questo c'è qua? E mi si sentirà crunchare, vi chiedo scusa. Mi manca tutto sto ambaradan qui. Oh no, quello non è il boss finale. Che boss è? Boh. Però secondo me ha battuto lui, poi puoi andare di qua e ti sblocca la roba per andare qua. Ipotesi mia. Va bene, Riello. Quanto sono buone le caote? Scusate, voglio solo rubarvi tutto. Stanno pregando alla statua di quella signora lì. Che posto è questo? Ah! Di nuovo? Ah, figo, adesso con la spada è diventata ancora più fica? È stata la foto di pietra a un altare. No! Mi ha rovesciato l'acqua. Le carote mi hanno rovesciato dell'acqua, io non so. Ma acqua carotosa? Ok. Ma quindi è la stessa arma o me l'ha data un'altra? Cioè la stessa arma che è stata potenziata? Ah, diventa luce, ho capito. Ma era più figo quella oscurità, no? Vabbè. Io comunque volevo andare qua. Che non ha modo per salire, veramente? Ah no, vabbè, ma qua ci siamo. Sì, ok, qua ci siamo già stati. O no? Sì. Sì, questo qui è il ponte dall'acqua che arriva e poi andiamo di qua, ok.
Bom. Ma come torno indietro? C'è una scala invisibile? Scendo qua. Dove ci sono loro? Facevo prima a teletrasportarmi. Ah! Non vedi come sono survivato. Benissimo. Che culo. Tanto la mia è bravura e capacità di adattamento, eh? Non è culo. Culo ce l'avrai te quando giochi. Io sono un professionista, lo faccio di mestiere, subbati. Non si riesce. Oh. Sicuramente. Beh? Fior fiore professionista. Beh, fino a prova contraria lo faccio di mestiere. Poi, che faccia cacare nel farlo. Ok, però è il mio mestiere. Io sono poco professionista e anche poco libero. Non siamo andati là, andiamo di qua. Ma dove cazzo sono finito? Ah. Ah, ok. Scusate, mi stavo strozzando. Boh. Mi sono perso roba, ma sti cazzi. Qua c'è della marcescenza. Sicuro. Non ho tolto questo. Ciao! Romina! Che schifo! Sì, non può essere il boss finale, Romina Power qua. Basterebbe schivarle, gatto. I frame. Fase 1? No. Ok. Non era chiaramente il boss finale. L'ho detto. Chi era?
Mo trovo Celentano. No, Albano è il boss finale. Posso fare un livello 2? No, però Celentano, la versione papero, l'ha fatto con Mina. Guarda qua che segreto che vi trovo. Eh? Wow. Ah. Ma io volevo arrivare qui. Vabbè, andiamo prima dove mi ha detto di andare, dove troverò... Ah, guarda, è da qua che si brucia il cazzo che brucia tutto. Brucia, brucia, brucia il sigillo. Vedi. Ormai in sto gioco non faccio altro che bruciare alberi. È molto poco ambientalista. Per il masticaggio, Gabriel, mi spiace. Da tanto fastidio, ragazzi. Smetto. Muto. La Sagrada Famiglia, ma è finita, vedi? Sono sparito. E poi io volendo. Non è meglio se sto in alto? Dove cazzo sono? Oh! Oh! Ah, non posso tornare indietro! Boh. Enirlim. Bello. Che figata, questi etruschi. Bello. Un momento anno longo. No, non mi fido. Ciao!
Però ci riprendere gatto ogni tanto. No, ci ho preso. E muori. Ma lui respawnerà secondo voi? Non rischio. Tutte ste corna che abbracciano le persone, boh. Ah. Beh, meglio non rischiare. Beh, mi ha preso un po' in contropiede. Non posso più andare via. Però a me manca tutta sta roba qua da vedere. Un'altra grazia. Ah, ok, posso andarmene adesso. Allora, voglio prima andare a vedere giù di qua. Vi va? Tanto faccio quello che voglio. Non mi ero seduto quella di prima? Allora, sono scemo. Vabbè, comunque, ma che cazzo vuoi? Ma fammi teletrasportare, mi devo sedere. E lì comunque non ci possiamo arrivare. Tutte le mie teorie rovinate qua. Come si arriva là? C'è una grazia là sotto, se non sbaglio. Qua, però io non so come si arriva qua. Ero sicuro. Solo qui mi spezzo le gambe. Sì. No. Ancora lui. Guarda, lui a me non me ne sbatte il cazzo. Su. No, perché vai giù? Ci siamo già stati qua dentro? Boh, sono tutti uguali sti posti. Non vedo oggetti. Sì, ho capito, sì. Ma non è di qua che si va, chiaramente lì. Az. Oh. Oggetto. Che culo, eh? Appassionante questa parte, eh? Veramente serviva. Ah, ecco qua che dove si sale. C'era un buco lì, quanta roba. Dimmi che c'è una grazia qua. Sì. Per fortuna. Boom. Allora.
c'era sia un passaggio dove si rischiava la vita, sia un buco nel muro. Però secondo me il buco del muro forse è un punto di arrivo, non di partenza. Anche perché era dalla parte opposta. Ah no, in realtà ci si arriva forse. Non lo so. Forse è il ritorno di questa zona qua, vediamo. Salve. Sì. E qui sotto invece che c'è? Ci sono loro, ma loro che fanno? Burraco? Cosa mi stai targhettando? Ah, l'uccello. Ah no, c'è un forziere qui. Talismano di tutti i crogioli. Fornisce gli effetti di tutti i talismani del crogiolo. Riduce i danni subiti da colpi critici, colpi alla testa. Migliora l'efficacia dei caprioli e passi indietro. Tuttavia, incrementa i danni subiti in ogni momento. Sembra proprio una merda, non saprei che cazzo farmene. Il roll potenziato è buono. No, non vale la pena. Cioè, ti potenzia roll, ma appena ti toccano ti sfasciano. Non gli va. Roba di youtuber che fanno le no damage, ma che vuol dire? A endgame poi si mettono? No, non è inutile, dipende da come te la giochi. Cioè, se tu ti senti il signore dei roll, allora vai. Cioè, io preferisco tankare. Boh, è tutto inutile andare in giro, ma io vado dritto adesso, mi sono proprio rotto le palle. Che noia. Ciao. Fortuna che avevo iniziato a correre io. E no! E dai! Adesso? Deve perdere l'agro quello lì. Teleport, ragazzi. Non va. Ok. Era veramente un'occasione, una situazione disdicevole. Però secondo me si arriva dal saltandoli. C'ero quasi arrivato. Bastardo, oh.